Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. Nello scorso video c'è stata la sfida in palestra a Mistralopoli e poi sono arrivati quelli del Trio Oscuro e ci hanno detto: tu devi venire con noi, devi venire alla Torre Dragospira. E mo arrivo, Tatino, non ti preoccupare che arrivo. Oh, prima di continuare però, lì già c'è Gasparago e non mi piace. Cattura, si cattura un Pokémon per forza. Are you sure about that? Guarda, io sinceramente lascerei perdere la cattura che Parasect. Oddio, in prima gen Parasect con Sonnifero e Mega Ball catturavi pure i Mewtwo. Però in questo gioco non serve a tanto. Allora, Gaspar, bello, arriva. Stava in palestra fino a poco fa, mo arriva d'improvviso. Pronti? Si può entrare? Alcuni membri del team Plasma hanno abbattuto una parete e si sono intrufolati nella torre. Ah, perché era totalmente chiusa? Ah, si racconta che il Pokémon leggendario attendesse in cima alla torre l'avvento di colui che persegue gli ideali. Ma io perseguo la verità, non gli ideali. Quindi come funziona allora? Tu fai la guardia qui, mi raccomando, Belle. Fai la brava. Oh, che guardi? Gli alberi. Belli gli alberi d'autunno, Va bene, allora, caro, il tempo con te è stato prezioso, ma devo andare. Ah, no. Io pensavo che volesse combattere. Invece no, certo, però qui, cioè, il centro, accidenti a voi. Potevate metterlo al centro, mi dà un fastidio. Non è che soffro di OCD, però mi dà un po' fastidio. Ecco. Oh. Sembrerebbe che stia succedendo qualcosa in cima alla torre. Sì, sembrerebbe proprio così. Oh, Comor, ok, qua, va bene. Ah, sono cadute le colonne, quindi tu non puoi proprio darmi una mano, Va bene. Non l'avevo presa. Ecco, ora si ragiona, yeah. Vai con la forza, braccio. Sì, vabbè, non funziona così la fisica, ma ok. Diciamo che la prendiamo per buona. Messaggio meraviglia. O meraviglioso. Al limite. Oh, si sale. Guarda come gira la mappa. Allora, qua bella non è perché mi ricordo che qualcosa non quadrava. Forse era proprio il terzo da prendere. Sì, però diciamo che per puro completismo, che non è vero mai, ho trovato Gassosa. Vabbè, Gassosa ricarica i punti. Saluti, dai, dai, dai. Mamma mia, che agilità. Che agilità. Chi l'avrebbe mai detto? A vedermi. Oh, 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 quanta gente, quanta gente. Link, ci penso io a questi. Tu vai pure avanti. no. Ma due allenatori così? Veloci? Vabbè, dai. Perché sopra poi ce ne stanno altri, non è che finiscono qui. A voglia sopra quanti ancora. Il mio condividere punti esperienza con gli altri Pokémon, tipo prima Dragonite, poi Togekiss e ora Shuckle, mi dimezza, non è che mi dimezza, però mi leva un po' di punti che potrei dare al Pokémon che combatte. Sale più lentamente di livello, però almeno alleno anche gli altri. Hug, Shuckle, non è che in battaglia puoi usarlo tanto facilmente, tanto a cuor leggero. Lui è il Pokémon che deve entrare per prendersi le mazzate e far ricaricare gli altri. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. Attenzione, Giano, Parmi, finalmente il nostro sovrano N diventerà l'eroe! Impossibile, come hai fatto ad arrivare fin qui? Forza, proteggiamo il nostro sovrano! Ma una alla volta? Tutti insieme è meglio, O sei con il Team Plasma oppure sei contro il Team Plasma? Non c'è posto qui per te! Nessuno potrà fermare la nuova alba di Onima. Parla così perché è un robot, non ha un'anima. Chiunque si unisca al Team Plasma è come il Team Galassia, dei burattini che non sanno che stanno a fare là dentro. Ci stanno perché devono fare qualcosa nella vita. Magari bungee jumping senza corda? Un'idea. Scommettiamo che il prossimo ne ha due e quello dopo ancora uno? Il primo ne ha avuti due, questo uno, il prossimo due e quello dopo ancora uno, così fanno sei. Mi riferisco al numero di Pokémon. Liscio, liscio! Vediamo un po' se ci ho preso. Vediamo così. Mi sa che però per la prossima città devo allenarmi. Che non sarà ora la prossima città. Oggi devo andare anche in un altro posto dopo questo.
Guarda, Link, non è maestoso? Questo è il Pokémon leggendario che guiderà il mondo accanto all'eroe! Ora potrò recarmi alla Lega Pokémon con Zekrom per battere il campione. Sarà l'ultima lotta per i Pokémon, quella che metterà fine alle loro sofferenze. Finalmente potranno avere un mondo in cui vivere felici. Se vuoi fermarci, dovrai prima diventare un eroe. Solo se riusciranno a riconoscere il tuo valore, potrai affrontare me e Zekrom alla pari, e avrai così una possibilità di fermarci. Allora, cosa pensi di fare? Secondo le mie previsioni tu incontrerai Reshiram. Sarai forse tu, con l'aiuto dei tuoi Pokémon, l'incognita che manderà all'aria il mio piano di cambiare il mondo? Ora vai, trova Reshiram, se ci tieni così tanto a proteggere il legame che unisce uomini e Pokémon. Sono sicuro che anche lui, sotto forma di chiarolite, ti sta aspettando. E vabbè, è andata così. Link, ma chi era quello? Qual è la prossima mossa da fare? Io lo so, sono bravo io mi sono studiato. Oh, va, arriva Nardo. Ci informa che ci sono due Pokémon leggendari. Quel fulmine violento che si è levato dalla torre. È opera di un Pokémon così potente da poter distruggere il mondo intero! Magari! Prima che uscissero X e Y, una distruzione del mondo. No, giusto per l'IA del gioco, L'IA è tremenda lì, però il resto è carino, dai. Secondo i miti, Zekrom devastò in un istante con fulmini micidiali l'antica regione di Unima, insieme ad un altro Pokémon. Ne deve esserne a corrente, ora si aspetta che noi gli portiamo l'altro Pokémon leggendario. Dobbiamo cercare la pietra dell'altro drago al castello sepolto. Ah! Eccoci qua, al castello sepolto. Oh, Komor, che cosa vuoi, Komor? L'hai raggiunto prima di me? Sì, c'ero già stato comunque. Ah, non era post... Dico, vabbè, sai, non ho detto niente, io vado via. Non era post-game, quindi, qui. Mi ricordavo male. Mi sono ricordato quando N ha detto, c'è Zekrom, opla, eccolo allora. Gekis mi ha avvertito di quanto tu sia forte. Ora vedremo se aveva ragione. Prova a sconfiggerlo nel Team Plasma. Ciao, No, no, basta il Team Plasma, basta il Team Plasma. La ripetitività fa male. Posso? Grazie, In effetti. Komor, curami, Komor! Ci siamo finalmente. Ehi, venite da questa parte, qui, vicino a me. Ma guardatevi, tutti qui al gran completo. Ce la state mettendo davvero tutta per risvegliare Reshiram, il secondo drago. Mi dispiace deludervi, ma purtroppo il chiarolite non è qui. Ma ad ogni modo, complimenti, Link. Il nostro sovrano ha scelto te. Se desideri un mondo in cui convivono uomini e Pokémon, dovrai guadagnarti la stima del secondo drago leggendario e poi sfidare il nostro sovrano. Se non lo farai, il Team Plasma rapirà i Pokémon e li libererà dal gioco umano. Liberarli? Come puoi essere sicuro che questo sia ciò che vogliono i Pokémon? Nardo, il campione. Campione che anni fa, dopo aver perso l'amato Pokémon a causa di una malattia, ha abbandonato la Lega Pokémon nelle mani dei Super 4 per andarsene tranquillamente a zonzo per la regione di Unima. Pensi che uno come te sia in grado di difendere questo mondo dove uomini e Pokémon vivono insieme? Il nostro sovrano mostrerà agli abitanti di Unima che la sua forza è di gran lunga superiore a quella di un campione che imprigiona Pokémon. Non ho altro da aggiungere. Addio. Addio, amici, addio. Nardo, che facciamo? Arrangiatevi! Bisogna andare alla Lega Pokémon e combattere contro N. Attenzione, ci chiamano! Link, 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 pronto, Link, mi senti bene? Chiamati, parla, calmati! Che hai tutte quelle urla? La voce della figlia del prof Radia si sentiva fino a qui, sì, anche perché ha un telefono in videochiamata, forse, no? Lo speaker parla più forte. Nardo non capisce la tecnologia. Bisogna andare al museo di Zefiropoli. Oh, tutti quanti qui siamo? È qui la festa? Buongiorno! Ma salve! Oh! Ma Mina! No, cioè, Aloe. Aloe, quello che è. Ma la pietra trovata nel deserto della Quiete? Che sia davvero un Pokémon drago? Ma, chissà. Gasparago però dice che quella pietra è stata creata, più o meno, nello stesso periodo della Torre Dragospira. Creata. È stata... Sì, creata, perché? Comunque sia, perché
stava al deserto della quiete. Va bene, prendendo questo chiarolite accetto sì di affrontare N. Sì, sì, prendo il peso del mondo sulle mie spalle. Ecco, ora dobbiamo scoprire come risvegliare il drago dalla pietra. Drago, bisogna vedere chi è. Boreduopoli, il capo palestra di Boreduopoli usa Pokémon di tipo drago. Va bene, quindi bisogna andare a Boreduopoli nel prossimo episodio. Già, è proprio vero. Ad ogni modo ci andrò magari nel prossimo episodio, che dite? Per questo video è tutto, io vi ringrazio ovviamente per averlo seguito, in descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora, attenzione, questo è importante, se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. Tanto che vi costa niente. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye. L'ascella è un po' pezzata, ma fa caldo.